Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi presento una nuova puntata di Ask the Wine. Bentornati su Ask the Wine, il vlog che risponde alle vostre domande sul mondo del vino. Come fare per farmi una domanda? È molto semplice, basta scrivere qui sotto nei commenti piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram la vostra domanda, facendola anticipare dall'hashtag Ask the Wine. Io lo intercetterò e risponderò qui nei miei vlog domenicali. La domanda di oggi arriva da Instagram, da La Tata dei Gatti, che mi chiede consigli su come scegliere un vino quando si è al ristorante piuttosto che in un locale, soprattutto quando si è inesperti. Allora, per questa domanda sicuramente bisogna fare una piccola premessa. Da una parte bisogna vedere qual è il ristorante oppure il locale al quale ci approcciamo. Magari ci sono ristoranti che hanno carte di vini molto ristrette piuttosto che locali con annessa enoteca che hanno invece una selezione molto più ampia. In entrambi i casi, se non si è molto esperti, ci si potrebbe trovare in difficoltà, da una parte per poche possibilità di scelta, dall'altra invece perché ci si perde in tutte le varie possibilità. La seconda che vi voglio dire è il prezzo. Occhio, perché ovviamente, datoci che non sempre un alto prezzo indice di ottima qualità, e che va tenuto conto che comunque un minimo di ricarico, soprattutto nei ristoranti rispetto a quello che si trova al prezzo dell'enoteca o del supermercato, c'è. Bisogna tenere conto appunto che il prezzo non può essere sempre indicativo di una ottima qualità. Quindi tenete sempre a mente che a volte ci sono anche delle differenze del 30-40% tra il prezzo che paghereste quel vino in enoteca o al supermercato piuttosto che quello che poi vi ritrovate scritto nella carta del ristorante. Fate queste due premesse, sicuramente il primo consiglio che vi voglio dare è scegliere il vino sulla base di quello che volete andare a mangiare. Lo so, è un po' una banalità, però molto spesso ci si scorda di questo, ci si concentra sui nomi ma ci si dimentica di che cosa si è ordinato e quindi cosa è meglio abbinare ai piatti. Do dei consigli magari già conosciuti che però fa sempre bene ricordarsi, e cioè che sicuramente, se vi devo dare un consiglio, se vi orientate per un menù di pesce, un buon bianco frizzante è sicuramente una ottima scelta. Se vi orientate invece su piatti più legati alla carne, soprattutto alla carne rossa, ovviamente un rosso fermo è una scelta altrettanto valida. Se invece magari vi capita magari anche di trovare qui, di passare qui in Emilia e degustare piatti, non so, come ad esempio tigelle, o meglio crescentine, che se no qui mi picchiano, crescentine e gnocco fritto con gli affettati, sicuramente un rosso frizzante è una scelta che vi aiuterà a degustarli al meglio. Piuttosto che, consiglio che do magari adesso anche, ci sono queste mode o questi, diciamo, regimi alimentari vegan o vegetariani, ecco, per i vegetariani sicuramente solitamente un bianco fermo è una scelta valida, quindi se vi orientate su piatti di questo tipo anche lì vi consiglio un bianco fermo. Quindi vi ho dato una piccola panoramica molto veloce, se siete proprio molto inesperti, per avere un'idea. Altra cosa che vi voglio dire: attenzione a quello che vi scrivono sulla carta dei vini, soprattutto quando la dicitura è molto generica. Ad esempio, molto spesso si trova vino della casa piuttosto che prosecco. Ecco, di prosecco ce n'è una varietà, così come il vino della casa dice tutto e non dice niente. Quindi chiedete sempre a chi vi sta prendendo la comanda, quindi il ristoratore piuttosto che il cameriere, e chiedete sempre una spiegazione, cioè che cosa effettivamente vi viene portato. E anzi, secondo me non è neanche troppo scortese chiedere di visionare prima la bottiglia, quindi per farsi un'idea anche del prodotto che viene degustato, specie se appunto non è conosciuto o non è scritto chiaramente all'interno del menù o della carta dei vini.
Altra cosa che vi consiglio di guardare un po', diciamo, con attenzione è il discorso del vino a calice. Allora, sicuramente il vino a calice da un punto di vista pratico è una scelta valida, perché se tenuto conto delle limitazioni che adesso ci sono nel consumo del vino legate anche alla guida, è chiaro che scegliere il calice significa magari non sprecare un'intera bottiglia, piuttosto che appunto avere una quantità ben definita di vino da bere. È chiaro che però, se non si è molto certi della serietà del ristorante, normalmente tutti dovrebbero essere seri, quindi darvi un calice, diciamo, di una bottiglia di una bottiglia giusta, quindi di quello che effettivamente vi viene indicato nella carta dei vini, magari desistete, cioè optate per la bottiglia se avete qualche dubbio. Se invece il locale o il ristorante ripone la vostra fiducia, sicuramente il calice anche può essere una scelta giusta, soprattutto se magari volete degustare dei vini un po' più costosi. Magari una bottiglia intera può diventare impegnativa, un calice per togliersi la soddisfazione e lo sfizio di bere qualcosa di, diciamo, diverso, è sicuramente un'ottima scelta. Altro consiglio che vi voglio dare è, se c'è all'interno del ristorante, soprattutto magari ristoranti un po' più blasonati, oppure anche ristoranti che guardano un po' anche al mondo del vino, diciamo, la presenza di un sommelier, piuttosto comunque di una figura preparata all'interno del mondo del vino, mi raccomando, fate affidamento su di lui e siate molto chiari su cosa volete mangiare e soprattutto quanto volete spendere. Questo perché sono indicazioni che servono al sommelier per orientarvi e accompagnarvi nella scelta più giusta per voi, anche perché poi ovviamente se ci si gioca anche molto la reputazione del ristorante, e molto spesso si ha un cattivo servizio, non tanto perché viene offerto un cattivo servizio, ma quanto perché la richiesta del cliente non è stata molto chiara e molto diretta. Quindi siate chiari, diretti, e vedrete che sicuramente, se avete davanti un professionista, vi saprà servire nel migliore dei modi. Quindi, facendo un piccolo riepilogo, cosa possiamo dire? Oggi abbiamo imparato che per scegliere un buon vino al ristorante bisogna guardare 1. Il prezzo, quindi occhio al prezzo, perché c'è sempre un po' di ricarico e alto prezzo non significa alta qualità. 2. Scegliere il vino sempre nell'ottica di che cosa si deve mangiare. 3. Affidarsi a un professionista se disponibile. E 4. Attenzione ai vini, appunto, al calice piuttosto che al vini con denominazioni troppo generiche. Bene, per oggi abbiamo terminato. Se avete qualche altro dubbio, qualche perplessità, ditemela qui sotto nei commenti o sulla pagina Facebook o il canale Instagram con l'hashtag AskTheWine, e vi lascio con le solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su Ask The Wine e su The Wine Channel.